stasera siamo in una grande azienda, l'azienda di Ivan e della sua famiglia, Ottone Arreda. Ci sono tutti qui stasera, una grande azienda del comune di Rufina che ha, come dire, adottato un progetto di inclusione, ha adottato un progetto per dare possibilità lavorative a ragazzi come Modu, e devo dire che sono veramente felice che sia successo a Rufina. In più, in questo voglio fare, è l'occasione per fare complimenti a un grande fotografo, voglio fare complimenti a Alessandro Rucci che ha accolto, come dire, non ci sarebbe bisogno nemmeno di commentare quello che è successo, è tutto lì in questa fotografia. Perciò volevo ringraziare tutti, l'azienda, Alessandro, Modo e le politiche che facciamo per l'inclusione sociale. Nel mese di novembre nel nostro comune è stato fatto l'ennesimo corso di fotografia organizzato dall'associazione Immagini Riflesse, di cui sono orgogliosamente socio. E durante questa prima serata Daniela Lagalanti, l'assessore, fece presente questa iniziativa del concorso in questione. Avevo avuto la fortuna di conoscere già dalla primavera dell'anno scorso Modu e, avendo avuto questa opportunità, mi spiegava appunto la sua vita, il suo trascorso, come aveva fatto a venire fino a qui a Turicchio, e mi raccontava appunto che una mattina lui si presentò a questo portone di questa azienda suonando semplicemente il campanello e chiedendo umilmente lavoro. Quindi, avendo questa conoscenza da mesi, quando la Daniela fece presente questa iniziativa, ecco, l'immagine che mi si creò nella mia testa era quella, era l'immagine che raccontasse, mi allargo a dire Italia, perché credo sia il termine giusto, perché si parte da Lampedusa, si finisce a Rufina, e quindi di raccontare un'Italia che funziona, un'Italia bella, un'Italia accogliente. Avremo mille difetti, ci possiamo migliorare, però non siamo noi quelli che soffocano le persone, ma cerchiamo in ogni modo di aiutarle e di farle stare bene e di sentirsi a casa propria. In questa immagine, questa idea, io l'ho trasformata appunto in questa immagine. Un sogno bello per me. Mi ricordo per avere tante cose e il mio fortuna. Sto bene, voglio continuare il mio lavoro e ti ringraziare a tutti, con Iva, e il mio collega e tutti, il suo familiare di Iva, sua moglie, suo figlio, suo fratelli e tutti. Per il momento mi ha aiutato bene, ma per il momento ora sto bene. Questo è il mio lavoro e voglio continuare questo lavoro. Okay. Dare di loro, quando sei una città devi essere tranquillamente, devi fare lavoro, rispettare la gente, rispettare il comune e tutte le persone. Questo è il mio problema, che quando sei lavoro devi rispettare il tuo lavoro. Il lavoro torna a casa. Anche non ti dire io sono nero, lui è bianco e non ti rispetto lui. Siamo tutti uguali, devi rispettare tutte le persone, una bambina e una signora tutti devono avere suoi fratelli, e sua mamma e i suoi genitori e tutti. Ti vuoi stare tranquillamente così. Perfetto. Cioè, lavorare con Modu e apprezzarlo è facile, perché per me è stato facile, perché comunque è una persona, un ragazzo semplice, rispettoso proprio di tutto e di tutti. Ci ha dato subito fiducia, un ragazzo molto sempre presente. Quando gli si è detto, per dire una banalità, che gli si faceva il contratto di lavoro, dice oggi è il giorno più bello della mia vita. Cioè, sono cose, ecco, che ci hanno anche dato soddisfazione, grazie a tutti i percorsi che abbiamo fatto con la Galanti, che ci ha dato la possibilità di conoscerlo anche meglio, ha avuto dell'agevolazione per i primi mesi, giustamente. Dopo tutto questo, lui ha dato fiducia a noi, ma a noi gli si è dato, è stata una cosa reciproca. Cioè, io non vedo Modu di colore, vedo un ragazzo che è qui, si è ambientato bene, grazie a lui, grazie a noi, grazie un po' anche, forse anche. Io vedo Modu, non vedo
vedo il rifugiato, auguro che possa succedere, ecco, anche a tanti altri. Tutti, ecco. Forse all'inizio non si era nemmeno proprio capito l'importanza di questa cosa, ecco, bisogna essere sinceri. Quando siamo partiti con Alessandro, benché ci siano scesi, non si era capito l'importanza che aveva questo concorso, ecco. Fa molto piacere, ecco. Quando ci siamo trovati nella sala delle eroine con tutta l'area della Sud-Est per questo progetto, che ricordo, lo voglio ricordare, è un progetto molto ampio perché oltre alla Sud-Est c'è anche l'area del Valdarno, anche l'area del Chianti, quindi insomma un progetto veramente molto ambizioso, eravamo tutti molto felici e molto carichi di poter concretizzare questo concorso che aveva, e l'ha avuto alla fine, l'obiettivo di sensibilizzare le persone su quella che è la tematica dell'inclusione del rifugiato sociale. Non è una banalità, questo è un qualcosa che spesso magari ci passa di mente, ma il tema dell'inclusione è veramente fondamento di tutta la nostra comunità e del nostro senso anche civico. Questa è una storia, noi raccontiamo la storia di lui per raccontarne altre, perché fortunatamente ci sono aziende che hanno questa sensibilità e che non si fanno problemi di chi si mettono in casa, perché parliamoci chiaro, non è facile per nessuno di questi tempi avere delle opportunità di lavoro, è difficile per gli imprenditori creare del lavoro, quindi io vorrei invitarvi a riflettere sul fatto che si presenta qui una mattina un ragazzo e non è nessuno e non ha una storia, anzi c'è un percorso difficile e l'imprenditore decide di scommettere. Questo è molto bello, senza farsi nessun tipo di pregiudizio, senza nessuna problematica, ci ha scommesso e ha utilizzato tutte le opportunità che gli venivano proposte come azienda, quindi anche un percorso lavorativo molto bello che ha dato dei risultati. Quindi io credo che questo sogno stia veramente concretizzandosi, che sia importante per lui, io spero che lo racconti anche ai suoi. E oggi questa ripresa, siamo vincitori di un concorso, io come assessore prima ho parlato al sindaco, al sociale, chiaramente ne sono orgogliosa perché insomma ci dà modo di dire guardate che cosa sta succedendo, sia veramente un momento di grandissima sensibilizzazione. È un invito a non avere paura, quindi il titolo che io avrei dato, non avere paura.